La rassegna stampa è offerta da martedì 23 agosto, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il messaggero: Tripoli e caccia a Gheddafi, arrestati due figli, un altro fugge dai domiciliari. L'appello al colonnello: eviti il bagno di sangue. Si trova ancora in Libia, i cecchini del Rais uccidono due bambini. Berlusconi contro Bossi, l'Italia c'è e ci sarà sempre. Il premier dopo gli appelli alla Padania, il paese è unito. Tubercolosi, altri due casi, l'infermiera del Gemelli malata di tubercolosi, neonati positivi. La stampa: è la fine di Gheddafi, scontri e cecchini nelle strade della capitale libica, ormai liberata, si spara anche sui bambini, i ribelli bruciano le immagini del Rais. Obama: eviti il bagno di sangue, mistero sulla sorte del colonnello e dei figli. Bossi sbaglia, l'Italia non si tocca, Berlusconi gela il senatur, manovra spunta l'ipotesi, aumento dell'IVA sui beni di lusso. Intervista con il leader PD Bersani, pronto al confronto sulle pensioni, ascolto Napolitano, ma noi siamo alternativi al Cavaliere. La Gazzetta del Mezzogiorno, investimento mortale, la commessa di Salice oggi davanti al GIP, la tragedia sulla Litoranea, chiesta la convalida dell'arresto. Giallo di Avetrana, la madre di Sara, lunedì guarderò Sabrina in faccia, un anno dall'omicidio della quindicenne. Zia e nipote saranno in aula alla prima udienza, sulla tomba rose comperate dal fioraio testimone. Gheddafi cade, le borse si rialzano, i ribelli a un passo dalla vittoria, giallo sulla sorte del Rais, che non dovrebbe aver lasciato il paese, Berlusconi deve arrendersi. Assalto finale al bunker del colonnello, forse uccisi due figli, uno è fuggito. La Libia rianima i mercati, premiati i titoli più esposti con Tripoli, l'Eni a più 6%. Pensioni, alta tensione tra PDL e Lega, il carroccio non cede, età previdenziale intoccabile, le controproposte di PDL e Terzo Polo. E Berlusconi attacca il senatur, lui sbaglia, l'Italia c'è e ci sarà sempre. La Gazzetta di Lecce, investimento e fuga, la commessa di Salice oggi davanti al GIP, la tragedia sulla Porto Cesareo Torre Lapillo. Il PM chiede la convalida dell'arresto, in viaggio verso Imola, la bara della turista. Forse domani il funerale della povera Anna Innorta, di 23 anni, travolta e uccisa nella notte tra venerdì e sabato. La crisi segna pure i santi, si apre domani la Tre Giorni dedicata ai patroni, tutto all'insegna dell'austerità. Luminarie con lampade AED che dimezzano consumi e costi. Gallipoli, raccolta dei rifiuti, rotti tutti i mezzi, esposto alla procura. Concludiamo con il quotidiano Strada Killer, subito i lavori, vertice in prefettura sulla Porto Cesareo Torre Lapillo dopo la morte della turista bolognese. L'amichevole finisce a sassate, gravi incidenti alla fine di Nardò Gallipoli, filmati al vaglio della Digos. Sant'Oronzo, centro chiuso alle auto, il divieto scatta oggi, in vigore fino a venerdì. Taranta, diretta TV con l'Ilva sponsor, rivolta su Facebook. Top in corsia nell'ospedale di Copertino, proteste e denunce. Picchia e rapina un coetaneo in carcere ventenne di Taviano. Calcio, Lecce, niente drammi, solo rinforzi. Taranta, diretta TV con l'Ilva e su Facebook è rivolta. La fondazione prima prende le distanze e poi ringrazia chi crede nella cultura. Telenorba ha vinto la gara d'appalto per l'esclusiva della trasmissione sponsorizzata dal Colosso dell'Acciaio. L'emittente esclusa, prima volta senza Telerama. L'apertura del concertone dedicata all'Unità d'Italia, le novità dell'evento che andrà in scena sabato prossimo. Sul palco il ricordo di Uccio Aloisi, scomparso ad ottobre. Sara, un anno dal delitto, da tutta Italia a Rose Bianche, il gruppo nato su Facebook incontra mamma Concetta e poi va al cimitero. L'erba voglio, prato rovinato dopo l'estate dei concerti, Marra del PD lancia la proposta, troviamo altri contenitori, replica l'assessore Alfarano, i grandi artisti vogliono venire solo allo stadio. Ora anche i santi devono riuscire a quadrare i conti, feste patronali più sentite nella provincia. In centro e guerra gli sporcaccioni, controlli e multe per chi usa la città come bagno. Sicurezza, subito i lavori sulla strada della tragedia, vertice in prefettura voluto da Mantovano, presto marciapiedi e luci. Non odiamo Valentina ma niente incontri, parla il legale dei genitori della vittima, esclusa la visita della mamma della ragazza arrestata, oggi l'investitrice sarà interrogata dal GIP, il PM rimanga ai domiciliari. Palazzo Carafa, traffico e lavori, saltano le commissioni, mancanza di numero legale e assenza di assessori e dirigenti. Carmiano, minaccia al sindaco, indagini sul maiale, al setaccio allevamenti e masserie, la testa mozzata dell'animale potrebbe infatti rappresentare una buona pista per risalire all'identità degli autori. Taviano, hai derubato mia madre e lo picchia, arrestato un ventenne per la brutale aggressione con successiva rapina ai danni di un coetaneo.
Copertino, topi nei reparti, allarme in ospedale. Dopo gli avvistamenti, pazienti e familiari protestano e annunciano denunce ai carabinieri. Nardò, dopo il derby Sassaiola contro la polizia, il match è stato particolarmente acceso sulle gradinate con i tifosi del Gallipoli e quelli nei aretini che hanno fatto esplodere due bombe carta all'esterno dello stadio. Infine la pagina sportiva, Osti, non corriamo, i rinforzi arriveranno, il DS del Lecce sull'emergenza in difesa, no agli svincolati. L'Inter, partita aperta, l'allenatore genovese giudica giallorossi, ci sarà da soffrire ma possono farcela salvarsi. Ventura, l'eliminazione della Coppa non fa testo, ma i fischi non aiutano. Bene, la nostra rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...